Nel corso del mio mandato ho sempre assecondato le volontà e i programmi dei primi cittadini, dei sindaci della nostra regione. In questo caso il programma elettorale del sindaco di Trieste prevedeva la cabinovia e un progetto del comune di Trieste e del governo, e noi come regione siamo obbligati a dare le autorizzazioni che ci spettano. Così l'assessore regionale dell'ambiente Fabio Scocimarro relativamente al progetto della cabinovia Mare Carso. Dunque, le dichiarazioni sulla decisione del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione di sospendere la procedura VINCA, valutazione di incidenza ambientale sulla cabinovia, e di effettuare un accertamento per stabilire se il progetto abbia i requisiti per rientrare nelle deroghe previste dalla legge, ovvero se l'opera possa comunque essere autorizzata nonostante passi per una ZPS, zona protezione speciale, oggetto del sito Natura 2000. Secondo il comitato Novo Via, un passo che evidenzierebbe la criticità del far passare un impianto a fune nel bosco Boveto. Quindi la Regione ha fatto bene a ribadire ancora una volta che tutti gli impianti a fune non possono essere fatti nelle zone di Natura 2000 perché la norma è per salvaguardare gli uccelli. Secondo il sindaco di Piazza, invece, l'ennesimo attacco politico al progetto. Non c'è nessun stop, dobbiamo arrivare alla conferenza di servizi che naturalmente ci confronteremo. Dopo ci sono sempre quegli untori di sinistra, basta vedere che sono ancora fanno a livello nazionale, lo fanno a livello locale con me. Nel merito, invece, questa è la posizione dell'assessore regionale all'ambiente. Io come assessore non devo entrare, l'autorizzativo sarebbe un grave reato, è una competenza che spetta esclusivamente ai tecnici e ai dirigenti. Loro si troveranno nuovamente i prossimi giorni in quella che viene tecnicamente chiamata conferenza di servizi, lì verranno affrontati le tematiche, soprattutto quelle riguardo alla sicurezza, l'ambiente e la salute. E poi, in maniera completamente autonoma, i dirigenti e i funzionari daranno i loro pareri.